abbiamo fatto con le moto Guzzi e con tutte le altre moto andiamo a sdoganare il fatto che una moto da persona più adulta non vuol dire che ti fa rinunciare al divertimento. Ma no, ma quanto si impenna bene, ragazzi! Ma quanto si impenna bene! Cioè, ragazzi, questa era tutta slittando. Ma sarà tutta l'adrenalina pure a me. E quando uno vuole impennare, può succedere sempre l'impennare. Ci abbiamo l'R1. Voi dite che queste sono moto da vecchi e poi le provate e vi ricredite. Non esistono moto da vecchi, esistono la guida da vecchi. Questa moto c'è controlli inseriti. Sì, set. E qui si ho. Ok, vabbè, metti la shalof, A te la giostra. Ma mo dove vuoi andare a mangiare? Quella sta qua, sta a qualche chilometro. Vabbè, vabbè. Ah, giustamente, ragazzi, voi non avete capito niente, ma io sono a Malta per provare il V-Storm. Sì, ragazzi, dovrò impennarlo semplicemente. Questo pazzo di Carlo che vedete al mio fianco, adesso su questa SH, mi ha invitato qui a Malta e ha detto: vieni qua, mi devi impennare la mia moto prima che la vendo. Lui già sta facendo un salto di qualità, adesso sta passando a una casa seria, casa Yamaha. E oggi proveremo ad impennarla. Attieniti. Si alza, si alza. Come se si alza? Di seconda, eh? Oh, stavo di seconda, di frizione, piano piano. Tranquillo. No, ma i bassi subito tira, eh? Guarda qua, pure in prima. Di gas, eh? Di seconda pure secondo me di gas. Mo ci provo. Oh, di seconda è pesante, la devi conoscere. Però secondo me se la conosci si riesce ad alzare. Qual è più leggera? Che è tuale? Allora, tuale che è più leggera. Rispetto al tenere al tuare, che già lo sterzo è più ampio, l'impostazione avanti è molto più alta. Questa invece è caricata in avanti. È una naked un po' più comoda. Ma che riesce a sfruttare anche meglio. MT-09 tocca con me. Sì, è più comoda, più agile. Voi non vuoi pure il traffico? Qua è molto... Questo è nel traffico ingombrante. Poi questi danno un fastidio assurdo, gli specchietti. Sì, i paramani. Pure sul Touareg quello che mi dà fastidio sono i paramani. Che schifo. L'abitudine! Ma stavo guidando di qua! Mamma mia, bello, ragazzi, questa è un'altra cosa. Malta, ex colonia inglese, giustamente si guida nel senso opposto. Cioè, quindi a sinistra si va e a destra si viene. Non mi sono abituato abbastanza in Sudafrica. Siamo stati qualche giorno a Malta, ragazzi. Allora, vabbè, abbiamo fatto 5 giorni. Sicuramente per le coppie non è tanto consigliata. Diciamo, nel senso, è molto molto frequentata da tanti ragazzi. In età media era tra i 16 e i più piccoli pure. E comunque, vabbè, ragazzi, bocciata per quanto riguarda intrattenimento vario, se non mare, qualche cala da vedere e basta. Locali, ma il problema di fondo sta che è pieno di ragazzini inglesi che si ubriacano come i pazzi e italiani che sono tutti maranzelli e sembra che non sono mai usciti di casa. Cioè, ragazzi, abbiamo assistito a una scena di corteggiamento, di posteggia, che è stata la cosa più bella della mia vita, si può dire. Questo con la faccia scioccata stava, ha provato a corteggiare, cioè, nel senso, ha guardato questa ragazza, l'ha fermata di scavi, ha afferrato la mano e ha sbarrato gli occhi. Che questa inglese giustamente si è spaventata, ha tirato la mano, te cazzo. Vabbè, comunque, ragazzi, dovete imparare ad approcciare con le donne nel 2024, non dovete avere paura. No, ma lisce d'asfalto. Vabbè, ma è liscio, però almeno non ha buche, non ha gomma. Questo se lo fa, se fa riscaldare la gomma fa grip, non ti preoccupare. Tranquillo. Sicuramente è meglio di Napoli, molto molto meglio di Napoli. Ma a Napoli non hai visto tutte buche per venire a casa mia, oh? Immaginati con l'R1 io cammino così. Scanza il primo, scanza il secondo, scanza il terzo. Che amarezza. Il motore risponde benissimo anche in terza. Si vede che è pronto subito a sprigionare quei pochi cavalli che ha. Scherzo, scherzo, ragazzi, bella moto. Oggi andiamo, vedi, proprio a sdoganare quello che è il fatto, come abbiamo fatto con le moto Guzzi e con tutte le altre moto, andiamo a sdoganare il fatto che una moto da persona più adulta non vuol dire che ti fa rinunciare al divertimento. Perché, ragazzi, parliamoci chiaro, qua parliamo sempre di un 1000. Ma quanti cavalli c'ha? 120, 130? Carlo, ma quanti cavalli è?
100 cavalli. E ragazzi, siamo venuti in zona industriale perché così stiamo tranquilli, non facciamo cazzate per strada, è una zona chiusa, e proveremo ad impennarla, così da farvi vedere quanto è divertente questa moto. Oh, che bel rettilineo. Mamma mia ragazzi, ma quanto si impenna bene! È una bici, non me l'aspettavo! No, ma questa è il tempo di veramente 2 secondi che la capisco! Simone! Comunque Malta mi ricorda sempre di più, ragazzi, un paese arabo. Cioè le costruzioni sono di... richiamano molto il loro stile. Ragazzi, oggi, come avete visto, ho cambiato guantino Raven. Ho messo questi qui, adesso vabbè, questo è il modello in questione sul sito. Molto più freschi, traspirano e sono molto più comodi. Qui coltivano marijuana, si sente dall'odore. Vabbè, qui è legale ragazzi, quindi è da qualche anno che Malta è diventata legale per uso ricreativo, quindi è normale che da qualche parte lo dovranno pur produrre. Il fatto positivo comunque di impennare questo Versys è la frizione idraulica, ragazzi, vi permette di buttare dentro le marce tranquillamente, infatti fai seconda, terza molto facilmente. Adesso ancora non l'ho impennata da solo, ancora non, cioè ce l'ho in mano penso da 10 minuti totali questa moto, però è tanta roba. Mi hai visto? La frizione aiuta sicuramente nella cambiata, è molto più morbida. Oggi è domenica, c'è silenzio. Vabbè, qui non siamo nemmeno tanto nella parte turistica. Infatti qui dove abita Carlo non è la parte turistica. Da noi stamattina c'erano ancora i residui delle feste di ieri sera. Alle 8 li sentivi ancora che cantavano, ballavano, facevano e dicevano. Nulla di sbagliato, che sia chiaro. Anzi, bello vivere la confusione. Mi piace la confusione cittadina, sono il primo casinista. E comunque altro particolare su Malta, ragazzi, è carissima. Cioè veramente molto molto cara. Ma non so perché, se il periodo l'inflazione negli anni precedenti era così, ma molto molto cara ragazzi. Oh, ma cosa stiamo facendo? Io non so se stiamo guidando legalmente, illegalmente. Prima non so se abbiamo tagliato la rotonda, non sto capendo sinceramente. Aiutatemi. Ma questa è uscita proprio, vi ammazzo tutti. Moments later. Ah, che bello, il TCS rimane disinserito. Ho scoperto una nuova. Solo la Yamaha, ragazzi, quando spegni e riaccendi la moto risetta tutta l'elettronica. Ma vaffanculo. Non mi abituerò mai a camminare a sinistra. Stavo già andando di là. Non mi abituerò mai a questa cosa. Io ho girato per ritornare nella mia stessa corsia, giustamente, no, dovevo andare di qua. Qua ragazzi non se ne vedono, cioè è proprio più un luogo per famiglie comunque. Qua diciamo di venire a fare la vacanza più tranquillo. Infatti siamo pieno di villoni, complessi, diciamo qua viene un po' più la fascia più alto spendente. Faccio il bravo perché non conosco la strada. Che ha anche bussato, mi ha provocato. Ah, quasi parte col giallo poi, ragazzi, è vero questa cosa? Cioè fa rosso, giallo, verde. Io sto facendo il bravo perché con quel TRK lo facevo piangere con quel TRK. È una motocicletta che sicuramente esce economica, ma porta tanti problemi. Ce ne sono alcune che non hanno portato problemi, ma tante altre hanno portato problemi. Infatti, se vedi, è una anche delle moto più vendute, ma anche più dell'usato. Sta subito sull'usato e pieno. Perché le persone se la comprano, imparano a guidare la moto, capiscono che non si sono comprati una moto e se la vendono. Ora stiamo andando in zona industriale, quella là dove dicevi tu. Non ha salutato lui. Passa e non saluta? Cosa passi a fare? Comunque Carlo si lamenta dell'asfalto, giustamente, perché in alcuni punti è un po' liscio. Poi essendo un paese di mare, dove c'è il mare a 2 metri, la salsedine, la sabbia rende un po' l'asfalto scivoloso. Stiamo andando in zona industriale, così siamo tranquilli, e proverò ad impennare seriamente questo mezzo. Vediamo un po' come si comporta, come reagisce in tutto ciò, ragazzi. Domani Carlo lo dovrà vendere questo mezzo. Cioè, per farvi capire bene il tutto, questo pazzo di Carlo mi ha contattato per email dicendomi: "Uè, io ti ospito a Malta, vieni a Malta, mi devi impennare il mio booster." Io, sai, arrivano tante email così, magari persone fake o cose, dici vabbè, ma
questo è pazzo oppure è tutta una balla. Invece così è stato, ragazzi, veramente questo pazzo che è venuto poi a Napoli, ci siamo conosciuti di persona, e ha detto: vieni, ti faccio provare la mia moto, ma la devi impennare prima che me la vendo. Anche lui passerà una giapponese, che sia di casa Yamaha o di casa Honda, è molto più interessato alla 09, perché l'ha vista anche nei miei video, ha visto in spoiler il test ride dell'MT09 SP, e quindi si è reso conto della cosa. Cioè, naturalmente, guardando i miei video, è più propenso a una giapponese, anche per l'affidabilità, abbiamo parlato un po', e secondo me la moto ideale per lui è un MT09, anche perché la città è piccolina. Ma non è... sicuramente non è comoda come un V-Storm, ma non è nemmeno tanto ingombrante e non è nemmeno tanto pesante. Quando uno sceglie una moto del genere ci sono tanti pro e tanti contro. Il Touareg, per esempio, è molto leggero, però personalmente, per un uso cittadino, ha anche le sue pecche, come anche il Teneré, come la Desert X, come la BMW. Sempre bisogna scegliere la moto anche in base a quello che bisogna fare. Sì, Carlo, ma se tu mi metti la freccia a sinistra e poi giri a destra, mi confondi. Oh, dove sta andando? Si può guidare di qua adesso? Ho paura. Non si capisce più niente. Siamo arrivati in zona industriale. Qua c'è il Velox, me lo ricordo. Eccolo. Cosa fanno qua, ragazzi? I Velox come funzionano? Ti avvisano con il cartello, riduci velocità. Poi c'è un cartello con la telecamera, un altro cartello con la telecamera, e subito dopo, a distanza di una ventina di metri, vedi Speed Kills, trovate poi la telecamera vera e propria. Ciao Carlo, la saluta, la salutiamo anche noi. Ragazzi, come sempre vi ricordo di iscrivervi al canale, e che a 100.000 iscritti regalerò il mio TM. Le abbiamo superati 100.000 iscritti, e da settembre partirà la serie di tutto il restauro. Per il momento, se vi volete portare avanti, andate a seguire Reven Moto Italia ed inviate la vostra email in DM per partecipare al contest, perché così potrete partecipare e provare a vincere anche voi il mio TM302 tempi. Oltre a ciò, vi ricordo che ho acquistato una nuova moto, l'IZ125 2024, 50° anniversario. Anche questa è omologata, e sì, anche questa, ragazzi, al raggiungimento di 200.000 iscritti la regalerò. Quindi, perché non vi iscrivete a sto canale? Mi date supporto, che sto facendo tanti progetti interessanti per voi, per la nostra realtà, per quello che è il mondo del motociclismo. Dai, non vi costa nulla, è gratis. Bella. Oppala, di qua. Giustamente. Oh, ma che vuoi da me? L'ho visto che stava andando di là, sono andato con lui. Ah, ma qua è dove fanno le gare, gli spari. Eh sì, qua urono con i kart. E questo dovrebbe essere lo stradone libero. Ok, ok, ma aspetta, aspetta, mi ha detto. Io già stavo su una ruota. Gli elicotteri. Che sfizio, vedi, ste cose noi non ce le abbiamo proprio, sti spazi. Noi non ce le abbiamo, sti spazi, per coltivare queste passioni. Ma la Playmobil! E c'è anche un parco, perché c'era scritto Fan Park. Quante cose che si scoprono viajando. Perché c'è la fabbrica della Play... cioè, c'è la fabbrica della Playmobil qua. E perché c'è uno scooter con un'anatra sopra? Oh, comunque, ragazzi, c'è da dire che è molto forte come moto, eh. Cioè, in terza a 20 all'ora recupera il gas tranquillamente. Guarda qua, perfetta questa come area industriale. E qua è proprio industriale, più area industriale di questa. Sì, no, vabbè, ma tanto a me, se sto da solo, a me non mi serve tanto per impennare, eh. Perché fa uno passi di guardia ogni tanto. È perfetto, non c'è nessuno, una macchina palesemente abbandonata. Gli hanno anche rubato un po' di pezzi, sicuramente. Slitta! Adesso possiamo divertirci quanto vogliamo, come ci pare e piace. Tutte le protezioni abbiamo indossate. Stivaletto, pantalone con le protezioni, guantino tecnico. E adesso andiamo a vedere questo V-Storm cosa è capace di fare. Ma no, ma quanto si impenna bene, ragazzi! Non me l'aspettavo! Aspetta, aspetta, aspetta! Ma quanto si impenna bene! Qua slitta tantissimo, ragazzi. Cioè, io sto accelerando e slitta. Parte slittando la moto, perché la strada veramente è liscia. Non me l'aspettavo, ma anche in seconda slitta così tanto.
Cioè ragazzi, questa era tutta slittando. What? Ma quanto slitta? Mamma mia ragazzi, che moto veramente. Mi sto consolando, vedi. Voi dite che queste sono moto da vecchi e poi le provate e vi ricredite. C'è sempre quella la cosa, cioè, ragazzi, Suzuki. Ma guarda come slitta dietro. Mamma mia ragazzi, questi 100 cavalli li riesce a sfruttare benissimo, veramente. Allora, seconda, piano piano. Vedete, la moto si sta quasi spegnendo. Ma ragazzi, è una bici! Bellissima! È bellissima! Ma è divertentissima! Peccato veramente per l'asfalto perché slitta tanto, ma è una bici! Vedete, io quando parto mi slitta, quello è il problema, perché cosa succede? Slittando, nel momento in cui poi la ruota prende grip, vroom, allora subito sale su e quindi giustamente diventa un po' più sgorbutica da controllare quando si è su. Però se uno ha la dimestichezza col freno, fa slittare la ruota nel momento in cui ha il punto di equilibrio, la frena e la moto Vedi, adesso vedete come ha fatto? Slitta troppo, ma anche perché sono veramente troppo a bassi giri, quindi ciao. Anche all'impiedi, ragazzi, non esistono moto da vecchi, esistono la guida da vecchi, quello è il punto. Guardate qua, se la tengo in mano qualche altro minuto la imparo a memoria e è finita, veramente. Oh, ma stai sentendo l'adrenalina pure a me, ma stai... Voglio andare a fare un giro. Ah, vuoi venire a fare un giro dietro? Sali, sali. Abbracciati, bravo, stretto stretto a me. Leggera. Sì, sì, sì. No, no, non ti preoccupare, fidati di me. Com'è andata? Poi va tutto male. Ma quello sfruttando il peso tuo, io non ho bisogno nemmeno di alzarla tanto. L'unica paura di questa è quando la impegni è che stando alto non vedi avanti. Ah. E infatti vedi come. Io lo sai da dove sto guardando, da qua dentro. Ah. Ma quello mi credi, sei talmente, ti mantieni talmente bene che la posso alzare pure a fermo. Molto tranquillamente, no, ti mantieni proprio veramente, non ti sento proprio dietro. Bravo! No, no, comunque bella, bella veramente, non me l'aspettavo così divertente come moto. Avevo i miei pregiudizi inutilmente, ma come si hanno i pregiudizi su tutte le moto, quello è il lavoro. Vedi, uno la guarda, ma guarda, per dirti, io l'ho provata e ti posso dire che c'è, se tu ti vuoi divertire con questa moto ti puoi divertire tantissimo. Cioè io camminerei driftando per le strade di Malta con questa moto. Una volta che ci prendi la mano, eppure essendo pesante avanti, tu dietro la fai slittare come Cioè questo è il lavoro. Nel complesso... Quello che uno... amore all'adrenalina, mettiti il casco, mo. Queste uno trova, giudica pure il GS, queste mo, uno le giudica, però poi si rende conto che è una moto che può fare tutto. Cioè, tutto quello che vuoi fare, lo fai. Tutto tranne che è una moto da vecchi. Capito? Vedi, gli slitta. Vabbè, giusto, lo capisco perché farei lo stesso anch'io in questo momento. Lo sai, io se mi sono fermato perché è la sua moto e il domani la devi vendere. Ma perché il fatto sta è che, ragazzi, anche voi dovete esserne consapevoli, come vi dico sempre, è che quando uno vuole impennare può succedere sempre l'imprevisto. Quindi è sempre meglio andarci con i piedi di piombo e soprattutto valutare bene quanto ne vale la pena se potete distruggere il mezzo e farvi male voi. Comunque questa Suzuki approvatissima. A me personalmente mi ha stupito. Per una moto stradale, per un utilizzo, viaggio, casa lavoro, il V-Storm promosso al 100%. A little later. L'altra sera ragazzi siamo venuti qua. Qua c'è la pista di go-kart e lì dietro ci sono 2 chilometri di rettilineo dove fanno gli spari, dove fanno macchine assurde. E forse nemmeno a Dubai ho visto. Vabbè, a Malta girano un bel po' di soldini, si vede. Guarda là, c'hanno proprio il team corsa con i loro box chiusi. Ciao. Un gessista che saluta. Oh, DD, oh, what it
lì. Oh. Non ci credo. Siamo in un altro paese, per questo hanno salutato. No, come moto è comodissima, cioè per viaggiare, per camminare sei proprio seduto su una poltrona. Ci è volata in testa, si può dire. Ci abbiamo l'R1. No, ma nei movimenti è un po' rigida, anche quando vai in curva. In curva balla un po'. Ma questo è un pazzo. A Napoli quel motore messo così per strada non sarebbe durato nemmeno un giorno. Ma penso tutta la barca in generale. No, ma poi il motore è un 150 cavalli, un Mariner, cioè un motore che vale, almeno, almeno usato, cioè per quanto può stare in pessime condizioni, vale un 5-6K. Abituato a guardare di qua, che ne è la cosa? Cioè infatti io stavo guardando di qua, mi aspettavo le macchine che arrivassero. È troppo complicata questa cosa per il momento. Ragazzi, il bello di vedere la benzina 1,3,40 è il 98 a 1,4,90. Quanti anni fa ormai c'era questa? Cioè qui c'erano questi prezzi in Italia? Non avevo nemmeno la macchina. No, bravo, forse io avevo appena comprato il Liberty quando c'erano questi prezzi in Italia. Di questo stavamo parlando. Cioè 1,3 penso su 10 anni che non si vede in Italia 1,3. E alla fine, cioè, questa è anche un'isola, quindi costerebbe anche di più il trasporto, tutto, no? Cioè noi siamo proprio stratassati. Sì, ok, però allora a Dubai a 50 centesimi, in Sudafrica ad 1 euro, qua a 1,30 euro. Vuol dire che il problema ce l'abbiamo noi in Italia. Ma anche solo guardando il Vaticano, cioè se tu a Roma, se entri dentro città del Vaticano, cioè quindi vuol dire che il problema ce l'abbiamo noi Stato italiano. Che amarezza. Ci cambiamo? Ah, tu ci stai portando a me. Cioè in poche parole adesso gli stai portando la moto all'acquiretto. Perfetto, bellissimo. Popolo di YouTube, abbiamo appena finito di provare questa moto in vendita. Non la potete acquistare perché appena è stata venduta. Accende da qua e poi... È una brutta fine, è una brutta fine. E ragazzi, adesso sono su un SH300 a Malta. Guarda, fanno queste barche piccolissime con questi... Ma perché ci mettono questi motori così grandi? Ieri a mare c'era uno... Oh, qua, ieri 4-5 metri di barca c'aveva un 600 cavalli dietro qui. Ma questo è un coglione. Cioè, ma rischiava di capportarsi nell'aria quando accelerà. Perché si alzava così, si alzava. Si alza, si alza. Vado, lo scooter è proprio un altro mondo. Non mi soddisfa per nulla proprio.